Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo sul piazzale di Santa Maria delle Grazie e abbiamo alle nostre spalle la Casa Sollievo della Sofferenza. Perché qui? Perché vogliamo un po' ricordare la figura di una donna che ha dato un grande contributo all'opera di Padre Pio. Parliamo di Barbara Ward, giornalista cattolica del The Economist, massimo settimanale economico finanziario inglese, e che anni prima, a quando risale questa testimonianza, di quando lei appunto era in vita e raccontò questo fatto, aveva procurato dei fondi per la costruzione della Casa Sollievo della Sofferenza. Infatti questo episodio viene raccontato da Jim Callagher in Padre Pio, The Pierced Priest. Lei era ricoverata al St. George Hospital a Londra per essere operata di cisti ovariche. Bernardo Patrizzi, che appena seppe della situazione, della condizione di salute di Barbara, andò subito in ospedale per visitarla, uscì quindi dall'ospedale e si recò direttamente all'ufficio postale di Buckingham Palace Road e mandò un telegramma qui, a San Giovanni Rotondo, al convento, da Padre Pio, dove scriveva: Barbara ammalata, richiede urgentemente vostre preghiere. Ecco, poi Bernardo, dopo aver fatto il telegramma, ritornando all'ospedale, la signorina all'ingresso, che lui aveva appena salutato, gli chiese se poteva portare dei fiori e un telegramma che era appena arrivato. Lui va su da Barbara, gli porta i fiori e il telegramma veniva da San Giovanni Rotondo, veniva proprio da Padre Pio, e diceva: mi dispiace della vostra malattia, assicuro le mie preghiere. Questo era il testo che scriveva Padre Pio, un telegramma che era arrivato in quel momento, anche che lo stesso Bernardo riusciva a dare una spiegazione. Però cosa fece Bernardo? La volta successiva che venne qui a San Giovanni Rotondo andò proprio direttamente da Padre Pio e quindi comunicò che Barbara era guarita, che lo ringraziava per tutte le sue preghiere, e poi ci fu la domanda specifica, quella che ci facciamo anche noi in questo istante. Gli chiese dei fiori e del telegramma proprio a Padre Pio, e Padre Pio, con una sua solita battuta, gli disse: il telegramma, gli angeli custodi sono più veloci e costano di meno.